Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta di pesche e amaretti. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono farina per dolci, fecola di patate, zucchero, ricotta di pecora, latte, uova, lievito per dolci, pesche, vanillina, amaretti sbriciolati, zucchero di canna e liquore amaretto di Saronno. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero semolato e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riuniamo sul fondo del boccale lo zucchero. Aggiungiamo la ricotta, il latte, le uova, la vanillina. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e facciamo amalgamare per 3 minuti. A velocità 4. Aggiungiamo la farina. Fecola. Il lievito per dolci. E il liquore. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e facciamo amalgamare per 2 minuti a velocità 4. Aggiungiamo una delle due pesche che abbiamo tagliato a dadine. E 30 grammi degli amaretti sbriciolati. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimby per 40 secondi con l'antiorario a velocità 3. Il composto è pronto, trasferiamolo in una tortiera imburrata. Aggiungiamo le pesche sopra il composto. Aggiungiamo gli amaretti e lo zucchero di canna. Cuociamo in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 40-45 minuti circa, facendo poi la prova con lo stecchino. La torta è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Torta, pesche e amaretti. Grazie e alla prossima ricetta!